I ministri della difesa italiano e francese hanno partecipato alla seconda giornata della conferenza sulla difesa aerea e missilistica europea che si svolge nella capitale italiana. Il dibattito su come proteggere meglio i cieli europei dalle minacce russe ha toccato gli aspetti militari, industriali e politici alla presenza di circa 200 leader del mondo militare e imprenditoriale. La guerra della Russia in Ucraina ha accelerato la necessità di rafforzare il sistema di difesa in tutto il continente, una questione che solleva interrogativi su come potenziare e rendere autosufficiente l'industria europea degli armamenti. Secondo il ministro della Difesa italiano Crosetto, è una corsa contro il tempo. Non siamo pronti a vivere la sfida dei tempi in cui ci è dato di vivere. Siamo lenti e non è un'accusa, come viene spesso viene detto alle aziende, è una constatazione. O abbiamo un'industria europea che abbia la capacità europea e non debba dipendere da nessuno, oppure non siamo in grado di garantire la difesa europea. Costruire un dialogo tra i principali attori è fondamentale ed è stato uno degli obiettivi della conferenza. Avviare una cooperazione tra stati europei, difese europee, industria europea, intanto eliminando tutte le barriere burocratiche che ci fanno perdere tempo. Je pense que cette réflexion stratégique a du bon. Elle oblige l'ensemble des acteurs à partager, à discuter. Elle permet aussi d'associer étroitement les équipes de l'Alliance Atlantique. Elle permet de nourrir aussi une intimité plus forte entre les industriels et nos soldats. È già stata annunciata l'edizione del prossimo anno, ma il dibattito è destinato a continuare in questi mesi all'interno delle istituzioni europee. Il rafforzamento della difesa e della sicurezza è infatti al centro dell'agenda della prossima Commissione europea, tanto che per la prima volta Bruxelles ha nominato un commissario alla difesa. Dopo aver provocato oltre 20 morti in Europa centrale, il ciclone Boris si è abbattuto sull'Italia, provocando danni in Emilia-Romagna e nelle Marche. Dalla notte tra mercoledì e giovedì, oltre 1.000 persone sono state evacuate nella Romagna Faentina e nel Bolognese, più di 500 gli interventi dei vigili del fuoco. In Romania si contano i danni, il bilancio delle vittime è di 7 persone nella contea di Galati. Enormi quantità di pioggia hanno danneggiato oltre 6.000 case in un'area prevalentemente rurale. Am fugit în picioarele goale și în cămașa de noapte. Dacă eram, nu eram moartă? Am copii, dar munca mea, ca la casa ta, nicăieri nu-i. Allerta nelle zone del sud-ovest della Polonia in vista di possibili inondazioni che potrebbero verificarsi venerdì. A Breslavia, dove la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontrerà il primo ministro polacco Donald Tusk e altri capi di governo colpiti dalle inondazioni, mercoledì soldati e volontari hanno posizionato sacchi di sabbia per proteggere case e aziende dai fiumi in piena. Con l'apertura oggi di questo tratto di 8 km sul territorio di Vicari della statale 121 CC, avvia verso la totale fruibilità della Palermo-Agrigento che sarà totalmente accessibile entro il 2024. Si concretizza così un impegno preso dal governo Schifani e dall'ANAS al momento dell'insediamento. L'intervento compiuto è un'opera strategica che rientra nell'ambito dei lavori per l'ammodernamento di questa strada. E in particolare del tratto Palermo-Lercara-Friddi, a doppia carreggiata. Lo dice l'assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Aricò, che oggi ha partecipato ad un sopralluogo tecnico del tratto di carreggiata lungo la strada statale 121 in direzione di Palermo dal bivio Manganaro al bivio di Vicari. Rendere fruibile l'accesso e i collegamenti nel cuore della Sicilia verso Agrigento entro la fine di quest'anno rappresenta un obiettivo chiave per il governo regionale. Dal 2021 è iniziata una ripresa delle attività di cantiere che ha consentito il completamento e l'apertura al transito di nuove parti di tracciato stradale ammodernato e l'alleviamento del traffico. È una risposta ai siciliani che attendono questa strada di collegamento da oltre un decennio, ma anche un obiettivo fondamentale in prossimità dell'avvio dell'anno 2025 di Agrigento Capitale Italiana della Cultura e degli appuntamenti a seguire come il Giubileo 2025 che porteranno nel territorio agrigentino migliaia di turisti e pellegrini.
Accelerare tutte le procedure per portare a termine i progetti finanziati dal PNRR Missione 6 Salute destinati all'ammodernamento del sistema sanitario regionale. Con questo obiettivo il presidente della regione Renato Schifani ha convocato a Palazzo d'Orlinzo un vertice al quale hanno partecipato l'assessore alla salute Giovanna Volo e i dirigenti generali dei dipartimenti pianificazione strategica e attività sanitarie dell'assessorato Salvatore Iacolino e Salvatore Requirez, il capo di gabinetto della presidenza Salvatore Sammartano e dirigenti degli uffici competenti. Alla Regione sono stati assegnati 638 milioni di euro per 260 interventi infrastrutturali e 471 di innovazione e digitalizzazione del sistema sanitario regionale. Nel corso dell'incontro è stata presentata una relazione dettagliata su ogni linea di investimento e sullo stato di avanzamento dei lavori degli interventi previsti. Alcuni target sono già stati raggiunti così come previsto dalla tabella di marcia del Ministero della Salute, in altri si sono superati gli obiettivi assegnati grazie all'ottimizzazione delle spese, in altri ancora è necessaria allungare il passo per rispettare la scadenza del 2026. In quest'ottica il presidente della regione ha deciso di creare una struttura interna di monitoraggio con sede a Palazzo d'Orlins per vigilare rigorosamente sul rispetto dei tempi di tutti i cronoprogrammi. Quest'anno abbiamo voluto dare proprio come segno di questo momento del mandato diocesano dei catechisti alcune parole chiave. La parola chiave sicuramente è questa della corresponsabilità che il nostro Vescovo ha sottolineato in maniera particolare e che sarà anche lo strumento, il percorso che vivremo durante l'anno, ma anche i pellegrini della speranza, perché durante quest'anno inizieremo il percorso giubilare, quindi che ci vedrà poi il 12 settembre vivere il giubileo dei catechisti in cattedrale. E poi l'altro aspetto che sottolineiamo in maniera particolare è proprio questo cammino sinodale che deve aiutarci a sciogliere i nodi della nostra esistenza, che è un po' buia, un po' tra virgolette disperata, per annunciare questa speranza che è Gesù Cristo che ci viene incontro. Intanto ringrazio il direttore Romolo per le parole che ha detto e soprattutto per aver pensato a me anche in questa avventura. Noi ne abbiamo fatte altre, abbiamo fatto secondo me un buon lavoro insieme anche in passato. Per me è sempre un piacere e un onore poter lavorare con lui, poter stare vicino a una persona di calcio come lui. In realtà già sono stato qui perché ho visto la partita con il Mantova, quindi prima di questo triste avvenimento comunque ero già stato qui, ho conosciuto il mister, ho conosciuto i giocatori, ho conosciuto la squadra, l'impressione è ottima. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 20 settembre di Globus Television. Venerdì, la pressione è moderata sulla nostra regione. Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime che potranno toccare punte di 29 gradi, minime generalmente stazionarie. Mari, Mar Tirreno poco mosso, Mar Ionio poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso.